Luca é italiano, está no Camboja e é feliz. Luca é padre, já se habituou ao ar pesado e úmido que, às vezes, até parece fazer sufocar. Já se habituou às sombras que acalmam o calor. Já se habituou a andar de t-shirt e de sandálias. Já se habituou a estar. Contagiou-se com o Camboja. Luca, o padre Luca, está numa aldeia única, uma aldeia que é cristã, num país onde os católicos são apenas cerca de 0,15% da população, nem chegam a 1%. Apesar do país ser oficialmente budista, na região onde está o padre Luca há uma forte presença muçulmana e há a aldeia cristã. E o padre Luca é feliz. Quando sono arrivato mi sembrava di essere un po' alla fine del mondo e mi sentivo molto missionario, proprio quelli proprio che vivono nella situazione estrema. E molto, ero molto, molto narcisista come idea di missionario. Adesso che sono qui da vari anni mi sento al centro del mondo, all'ombelico del mondo, si dice in italiano. La prima cosa che ho capito, prima di tutto, è esserci, fisicamente, no? Essere qua. È l'incarnazione, cioè essere con la propria carne, io sono qui col mio corpo. Il mio corpo che ci ha messo molto ad adattarsi. Il mio corpo ci sta, ma il rischio è che il cuore sia da un'altra parte, per cui con internet, cioè il rischio di essere veramente da un'altra parte. Ecco, quello che cerco di fare è di essere presente col corpo e col cuore per queste persone. Direi che c'è un suo taglio e ci ho preso un campioncal. Poi da me canate, da me c'è un loco da dove, da me loco da me che c'è un loco da dove, da me loco. Siamo una piccola presenza, siamo i cattolici in Cambogia 0,15%. Questo è un villaggio cristiano, è conosciuto da secoli. Ci troviamo in un comune dove c'è una fortissima presenza musulmana, però siamo in Cambogia, quindi dove il buddismo è religione di Stato nel 90%. Quindi abbiamo, si può, semplificando, potremmo dire che da questa parte abbiamo la comunità musulmana e da quest'altra parte la comunità buddista. Ecco, siamo tra questi due poli. Il buddismo è dove l'uomo è presente, quasi senza Dio. Nell'Islam a volte si ha l'impressione che sia Dio senza l'uomo, semplificando, E noi siamo Dio e l'uomo abbracciati insieme, noi in Gesù. Io percepisco veramente il dono che siamo in questo luogo. De facto, é difícil não se simpatizar com este missionário, com este padre italiano de olhar bondoso. O padre Luca está no Camboja, um país que ainda vive hoje os traumas de um passado recente, quando, nos anos 70 do século passado, o regime dos Khmer Vermelhos provocou um verdadeiro massacre, o genocídio de quase 2 milhões de pessoas, qualquer coisa como cerca de 25% do total da população do país. Metade dos católicos desapareceram nessa altura. Também por isso, a aldeia onde o padre Luca está é tão preciosa. Todas as semanas marcamos encontro aqui, porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda.